Il mio comune partecipava al progetto Sprar, io ne sono uscita perché io ho detto ai miei cittadini che innanzitutto le risorse del comune le destinerò soltanto ai cittadini cascinesi. Adesso ho mandato una lettera al prefetto, mi devono rispondere entro lunedì. Quanto costano i migranti al comune di... 1.200.000 euro, i soldi che vengono dal ministero. Io se questi soldi li avessi per i miei asili, probabilmente la natalità aumenterebbe sicuramente. Comunque ho mandato una lettera al prefetto, mi devono rispondere entro lunedì, perché in una di queste strutture abbiamo 56 migranti. Ho fatto fare una relazione ai miei uffici tecnici. No, era una villa di campagna. Tra l'altro in una località veramente con pochi abitanti, sono più i migranti degli abitanti di quella via. E quella struttura non ha il dimensionamento adatto, la struttura idonea ad accoglierne 23. Cioè lei dice non è un problema, non è un problema di numeri, ma è un problema di strutture. No, no, è un problema di numeri. Quanti ne vorrebbe di migranti a Cascina da lei? Io guardi, i migranti che vengono sul mio territorio, lavorano, e si impegnano, pagano le tasse, mandano i figli a scuola, sono i primi ad avermi votata, quindi io quelli migranti lì ne voglio tutti i migranti asilo? Che vogliamo. I richiedenti asilo, che poi non sono profughi, pagati dallo Stato italiano, assolutamente ne vorrei zero. Zero, lei non li vuole, quindi è quello che per esempio ieri diceva. Non voglio con questo modello di accoglienza.